Oggi, grosso modo, noi consumiamo 100 grammi di pane al giorno, 100-110. Faccio conto che all'unità d'Italia se ne consumava 1,2 kg a testa. Quindi questo dà già l'idea. Dopodiché è una storia che ha 20.000 anni, quindi è una storia lunghissima di quando l'uomo è riuscito a domesticare queste piante e da lì ha appunto tirato fuori il pane. Tengo conto che ancora oggi il 60% del nostro apporto di nutrienti è dato dai cereali, tutto la famiglia di grano, riso e mais. Quindi è una storia che ha plasmato non solo la civiltà occidentale, ma l'intero mondo, perché si fa pane in tutto il mondo e oggi a quest'ora in qualche parte del mondo c'è qualcuno che miete grano.